L'Italia è il paese con più siti UNESCO al mondo e la città metropolitana di Napoli è, se si considerano singolarmente i beni riconosciuti, l'area con il maggior numero di siti d'Italia. Napoli con il suo centro storico, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata con gli scavi archeologici, Nola con i suoi gigli e tutte le relative buffer zones, un potenziale enorme che la città metropolitana per la prima volta ha messo in rete con un apposito protocollo d'intesa per sviluppare strategie comuni con lo scopo di definire un'offerta integrata di proposte e servizi in grado di valorizzare l'intero territorio. Primi atti dell'iniziativa, presentata nel corso di un convegno nella Sala Mediterraneo della Mostra d'Oltremare nell'ambito della Borsa Mediterranea del Turismo, saranno la creazione di un sistema coordinato dei musei, dei siti archeologici, delle biblioteche e di tutti i giacimenti culturali presenti, lo sviluppo di itinerari turistici lungo le tre direttrici Vesuviana Costiera, Nolana e Flegrea, che partano proprio dai siti UNESCO, oltre che di un programma di eventi da distribuire durante l'arco dell'anno senza sovrapposizioni, coniugando cultura e turismo di qualità. Se è vero che il nostro sviluppo deve essere soprattutto uno sviluppo che parte dai nostri beni culturali, è bene che si usufruisca di tutta la rete. Noi abbiamo una corona attorno al Golfo di Napoli, una splendida corona che va valorizzata tutta nella sua interezza e nella sua completezza. Per Pompei, nonostante sia uno dei siti UNESCO più famosi al mondo, è sicuramente importante creare una rete con gli altri siti UNESCO, perché noi dobbiamo creare per i turisti qualcosa per rimanere sul territorio. Per presentare la rete dei siti UNESCO, la città metropolitana ha anche allestito un proprio desk nel corso dei 3 giorni della manifestazione, che ha ospitato 450 espositori, tra i quali tutte le grandi firme del turismo, oltre a diversi importanti workshop tematici con centinaia di buyers nazionali ed internazionali, ed è stata visitata da oltre 20.000 operatori professionali. Abbiamo colto l'occasione per questo evento di promuovere quello che è i siti UNESCO della provincia di Napoli, in modo tale che i tour operator e i buyers possono offrire al turista un'ulteriore possibilità di offerta turistica. La costituzione della rete è fondamentale per costituire un esempio di buona pratica nei confronti anche degli imprenditori e di tutti gli attori che insistono sul territorio per la formazione e la creazione di un'offerta turistica unitaria. Anche l'area Nolana è stata protagonista alla BMT. Protagonista innanzitutto grazie all'avvento della città metropolitana e soprattutto al rispetto di una territorialità con un'alta vocazione culturale, storica. In realtà Nola già è al lavoro per interscambi culturali, per la programmazione di eventi che possano veramente valorizzare e promuovere tutto l'intero territorio. Non ha ancora il sigillo dell'UNESCO per le sue basiliche paleocristiane, ma intende presentare la sua candidatura al comune di Cimitile. Sappiamo che è una strada difficile da raggiungere, ma non demordiamo, anche perché abbiamo avuto l'occasione proprio oggi di essere qui in questo convegno, di capire che il riconoscimento che ci è stato possibile grazie alla città metropolitana ci permette di essere in pole position per il raggiungimento di questo obiettivo. La presentazione della rete presso la BMT è stata realizzata in collaborazione con l'Osservatorio Permanente Centro Storico di Napoli, sito UNESCO.